Oggi in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacchetta che io ho deciso di chiamare Fiocco. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Adrian Wool linea invernale che, se ricorderete, ho già utilizzato per creare una maglia. Questa volta ho optato per utilizzare il colore 106, guardate che meraviglia, ha anche il grigio all'interno, e ho utilizzato un totale di soli 250 grammi, quindi veramente pochissimo. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi. Vi faccio vedere anche altri colori disponibili sul sito. Abbiamo questo molto tenue, oppure questo con dei colori un po' più accentuati, che mi piace tantissimo perché al suo interno ha anche il giallo e il blu, e questo è il codice 105, mentre quello che ho usato io è il codice 106. Però ce ne sono anche altri. C'è una classica sfumatura del grigio, quindi dal grigio chiaro al grigio scuro, ma anche altre sfumature che trovate tutte presenti quindi sul mio sito, perché vi lascio sempre in descrizione il link. Per quanto riguarda il quantitativo, come vi ho detto, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, quindi solo 5 gomitoli, lavorando sempre con l'uncinetto del 2,5. Mi raccomando, per una taglia, scusate, del 5,5. Mi raccomando, per la taglia M vi occorre un gomitolo in più, per una taglia L 2 gomitoli in più, per una taglia XL 3 gomitoli in più. Quindi comunque il quantitativo resta molto basso in quanto ha un metraggio veramente veramente lungo. La lavorazione è semplicissima, si parte dal basso, è un giro che va sempre ripetuto. Si arriva agli scalfi, si divide poi la parte dietro dalla parte avanti e si va a lavorare sempre solo lo stesso giro. Per quanto riguarda poi le maniche, invece la lavorazione passa in tondo, ma è sempre la stessa lavorazione, solo che i giri in questo caso diventano due. Qualcuno avrà già riconosciuto il punto perché è molto simile al punto che abbiamo utilizzato per la giacca Strawberry, solo che è leggermente modificato. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea invernale, questo splendido gomitolo da 50 grammi, un misto di lana, poliammide, poliestere e acrilico. Il colore che ho scelto io è il 106, ma qui come potete vedere abbiamo anche altri due colori, ma sul sito Filati Elsa trovate moltissimi altri colori a disposizione, anche se in realtà due sono già terminati, perché comunque è un filato che io ho già utilizzato per fare una maglia qualche mese fa. Allora, parliamo un attimo della lavorazione. Io qui ho montato soltanto un piccolo campione, la giacca la iniziamo da sotto, e io vi dico già che per poter realizzare la giacca lavorando con un uncinetto del 5,5 ho montato 107 catenelle, ossia un multiplo di 7 a cui vanno poi aggiunte 2 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine del giro. Con 107 catenelle io ottengo una larghezza di circa 85 centimetri. La giacca a me non si chiuderà, sapete che non mi piacciono le giacche che si chiudono, non le preferisco aperte, però se volete farla più chiusa dovete, siete una taglia S, dovete andare a montare almeno io direi 4 motivi in più rispetto a me per avere più motivo sul davanti. Comunque, per una taglia M o una taglia L rispetto a me, per le catenelle iniziali, se la volete uguale a me, quindi che non si chiude, per una taglia L andate a M andate a montare soltanto 3 motivi in più. Per una taglia L invece ne andate a montare 6 motivi in più, in modo tale che quando poi andremo a dividere le parti in tre parti, l'unica parte in tre parti, la taglia M avrà un motivo in più per lato, la taglia L avrà 2 motivi in più per lato. Però se poi la volete fare più chiusa, in quel caso allora misurate la circonferenza dei vostri fianchi e del vostro seno a seconda di cosa avete più grande, e montate tante catenelle per avere quella circonferenza, ricordandovi sempre appunto che è un multiplo di 7 a cui vanno aggiunte 2 catenelle. Detto ciò, il motivo è semplicissimo perché si va a fare un giro che viene sempre ripetuto, e andiamo a fare. Allora, realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima maglia, la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a fare un'altra maglia alta.
salto 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi una maglia alta nella prima catenella, seconda maglia alta nella seconda catenella. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Scusate, mi sono dimenticata di togliere la soneglia al telefono. Catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi una maglia alta nella prima catenella, una seconda maglia alta nella seconda catenella. Salto 2 catenelle, 1 e 2, entro nella terza e vado a fare sempre 3 maglie alte, una, due, tre. Catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro giro. Andiamo a terminare il giro. Salto 2 catenelle, entro nella successiva, vado a fare una maglia alta, salto, vado nella catenella successiva e faccio un'altra maglia. Ho terminato così il primo giro. Devo aver contato male le catenelle iniziali, però non è un problema perché andiamo a sfilare la catenella in più. E quindi questo è la fine del primo giro. Ci giriamo con la lavorazione. Come vi ho detto, il giro va sempre ripetuto e quindi vi faccio vedere come. Andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Mi raccomando, entrate bene nella maglia alta per fare in modo che la striscia di maglie alte venga diritta. Andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 maglie alte, 2 3 catenella di separazione, rientriamo maglia alta. E come potete vedere, qui la lavorazione si alterna e dà quindi questo effetto alternato. E poi continuiamo di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, e di nuovo entriamo nell'archetto 3 maglie alte, una, due, tre. Catenella, rientriamo maglia alta e continuiamo sempre così per tutto il giro. Quindi un giro semplicissimo che va ripetuto fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Io continuerò a lavorare e vi farò sapere alla fine quante volte sono andata a ripetere il giro e poi come sono andata a fare la divisione per dividere le due parti avanti dalla parte dietro. Dunque, io ho ripetuto il giro per 27 volte. Come altezza mi va più che bene perché sapete che voglio fare una giacchetta, quindi non deve essere una cosa lunga. E per mettere i marcatori, io sono andata a contare le mie strisce del motivo, quindi una, due, tre, ne ho un totale di 15, quindi ne ho messe 7 dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 avanti, 1, 2, 3 avanti da quest'altra parte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e nella quarta sono andata a mettere il mio marcapunti sia a destra che a sinistra. Adesso io andrò a lavorare separatamente le tre parti e vi dico che io lavorerò solamente sui primi tre motivi, quindi inizierò qui con le due maglie alte e mi fermerò qui con le due maglie alte. Stessa cosa dietro, andrò a lavorare partendo dalle due maglie alte e terminando da quest'altra parte dalle due maglie alte, quindi anche davanti io lavorerò due maglie alte fino ad arrivare a queste due maglie alte, quindi soltanto su tre motivi. Lascerò quindi questo motivo libero sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda i giri, ancora non so quanti ne farò, naturalmente vi farò sapere per poter arrivare ad altezza delle spalle, però come vi dicevo vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi non cambia assolutamente nulla, solo che mi fermerò a lavorare qui con le due maglie alte e vi dirò quanti giri sono andata a ripetere per arrivare appunto alle spalle.
Dunque, io ho ripetuto il giro per 8 volte, sia a destra che a sinistra e anche dietro, e poi sono andata a cucire le spalle, sia a destra che a sinistra. Qui ho già iniziato a fare la manica perché volevo vedere il punto come veniva, perché comunque devo, andremo a modificarlo leggermente, siccome stiamo facendo, qui abbiamo fatto giri di andata e ritorno, invece per la manica faremo giri di tutto tondo. Comunque, dicevo, sono andata a cucire da destra verso sinistra, lasciando l'ultimo motivo libero, sia da questa parte che da quest'altra parte. Come ultimo motivo io intendo questo che abbiamo più in qua, più quindi è quello esterno, questo per lasciare più spazio collo libero. Adesso quindi possiamo andare a fare le maniche. Una cosa, per la taglia M io direi che dovete andare a fare almeno 10 giri, per una taglia L andate a fare 12 giri, questo per poter avere lo scalfo bello largo. Come potete vedere, nello scalfo è rimasta appunto la parte qui sotto libera, proprio perché io ho iniziato e finito il giro dove ho le due maglie alte. Quindi lavorerò sempre con l'uncinetto del 5 e mezzo, lavorerò sempre con lo stesso filato e vi faccio vedere appunto come andare a fare il giro, che adesso in realtà diventano due giri proprio perché la lavorazione in tondo cambia leggermente, e se vogliamo che comunque il motivo qui venga alternato, i giri diventano due. Allora, aspettate, questo poi dovrò toglierlo, però nel frattempo vado sotto. Allora, entro dove ho l'archetto di una catenella e in questo caso vado a fare, vedete, io devo fare l'alternanza, quindi vado a fare le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte. Poi, quando andremo a chiudere il giro, faremo appunto la maglia alta che ci manca e la catenella. Comunque, vado dove ho questa maglia alta qui e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale. Salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. Una, due. Scusate, mi tiro un po' di filo e 3. Salto una maglia alta orizzontale, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, vado nella maglia alta orizzontale successiva, un'altra maglia alta. Salto una maglia, vado nella successiva e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte e continuo a lavorare così per tutto il giro. Io qui ho la cucitura delle maniche e quindi vado a fare, scusa, della spalla, vado a fare una maglia alta prima della cucitura, una maglia alta dopo la cucitura e ricomincio a lavorare normalmente. Quindi vado, salto una maglia, entro nella successiva, intendo sempre maglie alte orizzontali, e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. Quindi vedete, è davvero semplicissimo. Continuiamo a lavorarlo insieme, così vi faccio vedere direttamente come si va a fare la chiusura. Quindi salto una maglia, vado alla successiva e vado a fare 2 maglie alte. Salto una maglia, vado alla successiva e di nuovo vado a fare maglia alta, catenella, rientro altre 3 maglie alte. Sto arrivando alla fine del giro, quindi vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta e adesso andiamo a chiudere il primo giro. Per chiudere il primo giro entro dentro l'archetto di una catenella iniziale, vado a fare maglia alta, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto dobbiamo invertire, quindi rientro dentro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi vado a lavorare normalmente. Maglia alta sopra maglia alta, archetto di una catenella, in questo caso vado a fare le mie 3 maglie alte, una, due e 3, catenella, rientro maglia alta. Questo perché, appunto, come vi ho detto, dobbiamo alternare. Quindi continuo di nuovo, vi faccio vedere ancora. Quindi vado a fare maglia alta sopra maglia alta, nell'archetto di una catenella alterno, quindi devo fare 3 maglie alte, una, due
3 catenella, rientro maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio giro, maglia alta sopra maglia alta, cercando di entrare bene nella maglia alta sottostante in modo che la lavorazione della maglia alta venga lineare, e continuo a lavorare sempre 3 maglie alte, 1 2 3 catenella, rientro maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 e 2, e di nuovo 3 maglie alte nell'archetto di una catenella, catenella, rientro maglia alta, maglia alta sopra le ultime 2 maglie alte, una in ogni maglia alta, quindi 1 e 2, e terminiamo il giro entrando nell'archetto di una catenella iniziale facendo 3 maglie alte, 1 2 e 3, e chiudiamo il giro entrando nella terza catenella iniziale, che è la nostra prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia bassa. E a questo punto si comincia, si entra dentro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, quindi rifaccio il primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo sempre ripetere per tutta la lunghezza della manica. Io adesso finisco di fare l'altra, così vi dico i 2 giri quante volte l'ho ripetuto. Allora, ho ripetuto i 2 giri 17 volte, poi sono andata a ripetere solamente il primo giro. Ora torno a lavorare l'altra manica per poterla fare, e poi deciderò, una volta terminata anche l'altra manica, se fare un bordino o se lasciare la giacca così come viene.